Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché due ex assessori comunali di Pescara, Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo, il segretario cittadino del Partito Democratico Moreno Di Pietrantonio, i due imprenditori sono finiti ai domiciliari questa mattina nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, che contesta gli indagati corruzione, turbativa d'asta e finanziamenti illeciti ai partiti. Le indagini non sono ancora concluse e potrebbero esserci anche altri sviluppi. Facciamo il riassunto della mattinata nel servizio. Sappiamo tutti che nel nostro sistema vige il principio della presunzione di non colpevolezza, a maggior ragione in una situazione di indagini preliminari tuttora in corso. Però in questa situazione si era acquisito un quadro di gravi indizi di reato. Si parla di indizi di reato in sede di indagini preliminari e vi era il pericolo di reiterazione, per cui è stata chiesta e ottenuta dal GIP, che ha valutato in maniera conforme questa prospettazione, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Terremoto politico a Pescara nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica riguardante la gestione degli eventi, concerti e spettacoli del comune di Pescara nella passata consiliatura. Questa mattina i finanzieri del comando provinciale hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di cinque persone tra politici ed imprenditori coinvolti, secondo la Procura, in un'attività di corruzione turbativa d'asta, finanziamenti illeciti e assunzioni clientelari. Ai domiciliari sono finiti gli ex assessori comunali Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo, il segretario cittadino del Partito Democratico Moreno Di Pietrantonio e gli imprenditori Andrea Cipolla e Christian Summa, toccate da misure interdittive. Quattro società. I dettagli dell'operazione partita con le indagini nel luglio del 2018 sono stati illustrati questa mattina dal procuratore della Repubblica di Pescara Massimiliano Serpi e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, colonnello Vincenzo Grisorio, unitamente al colonnello Luca Lauro, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria. Nel mirino degli inquirenti sono finiti decine di eventi con relativi appalti relativi a due filoni d'inchiesta per un importo di 1.200.000 euro. Eseguito anche un sequestro preventivo dei finanzieri di 15.000 euro a carico dell'ex assessore Giacomo Cuzzi. L'input è stato dato da un esposto che faceva riferimento alla condotta anomala dell'assessore Giacomo Cuzzi, in sostanza con riferimento a una metodica di sistematico affidamento da parte del comune di Pescara di appalti in tema di organizzazione di spettacoli e manifestazioni. Intesi di accusa, l'imprenditore retribuito questa attenzione, questo trattamento di favore mediante proprie società e fornendo illeciti contributi e finanziamenti elettorali con riferimento alle campagne elettorali di febbraio e maggio 2019 al candidato, alla persona fisica candidata Cuzzi. Questo si è tradotto in denaro, attività di propaganda e procacciamento di voti e anche la messa a disposizione di un pacchetto di 100 voti per le elezioni comunali del 2019. È poi emersa durante le indagini una seconda vicenda, analoga alla prima, nella quale però il Cuzzi ha agito in concorso con altri due pubblici ufficiali. Si tratta di Carlo Simona, assessore alle politiche ambientali, servizi demografici elettorali, zone franche urbane del comune di Pescara, dal mese di agosto del 2017 al mese di giugno del 2019, e di Pietrantonio Moreno, quale direttore funzioni del servizio per la cura delle dipendenze della ASL di Pescara e quale responsabile del progetto aziendale GAP, Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico.
i pubblici ufficiali e si adoperavano per fare segnare illegittimamente all'imprenditore Summa Christian, dominus della SAR City SRL, della Easy Project SRLS e della MS3 SRL numero 10 appalti comunali per la realizzazione di manifestazioni artistiche e progetti in materia ambientale, per un importo complessivo pari a 192.149 euro. Un terzo filone d'inchiesta riguarda una vicenda legata all'avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio che era stato indetto dall'azienda sanitaria per un incarico a tempo determinato per la durata di 3 anni da assegnare ad un collaboratore amministrativo professionale categoria D area legale per l'attuazione del progetto aziendale piano regionale gioco d'azzardo patologico. Questa riguarda esclusivamente i pubblici ufficiali di Pietrantonio e di Carlo che devono rispondere di un ulteriore reato per turbata libertà degli incanti. La programmata vittoria della di Carlo Simona, in quanto venivano inseriti nel bando requisiti di ammissione particolarmente selettivi e calibrati perfettamente sui titoli e sulle esperienze professionali della di Carlo. Questi fatti sono avvenuti nel settembre 2019. Adesso cambiamo argomento, parliamo dei numeri dell'emergenza Covid perché sono 8 i nuovi casi di positività registrati oggi in Abruzzo e fanno tutti riferimento alla provincia aquilana. La buona notizia è la mancanza di nuovi decessi. Giornata decisamente negativa per l'Abruzzo sul fronte emergenza sanitaria. La nostra regione infatti fa registrare 8 nuovi casi di positività al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'Ospedale dell'Aquila. Ed è proprio la provincia aquilana, quella meno colpita dal Covid durante la fase acuta della pandemia, quella a cui fanno riferimento tutti gli 8 nuovi casi odierni. Con questo ulteriore aumento, dall'inizio dell'emergenza il totale dei contagiati in Abruzzo sale a 3.318. La buona notizia è l'assenza di nuovi decessi che dunque rimangono fermi a quota 464. 26 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, nessuno in terapia intensiva, mentre gli altri 121, più 3 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 2.707 sono i dimessi e i guariti, più 6 rispetto a ieri, di cui 11 che da asintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.690 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 147, con un aumento di 2 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 112.505 test. Nel totale dei casi positivi, 237 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1.593 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per 3 casi non è indicata la provenienza. E rispetto ai nuovi casi, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, sottolinea che si tratta dei componenti di 2 nuclei familiari residenti all'Aquila di nazionalità straniera, riconducibili al primo caso individuato il 3 luglio scorso, quando un uomo tornato in Italia da un paese extra Unione Europea fu individuato grazie all'ordinanza numero 71 del 30 aprile, che impone l'obbligo di tamponi sul personale impegnato a vario titolo nei cantieri del territorio comunale. Grazie a quel provvedimento, aggiunge, è stato scongiurato il pericolo che in città si registrasse un focolaio difficilmente gestibile e tracciabile proprio nel momento in cui le attività legate alla ricostruzione sono riprese a pieno regime e le iniziative di tipo ricreativo e culturale stanno tornando ad animare il territorio. A seguito dei controlli e dei riscontri portati avanti da Prefettura, Questura e ASL, inoltre, con cui esiste una proficua e costante collaborazione, ha sottolineato ancora il sindaco dell'Aquila Biondi, i soggetti risultati positivi al Covid-19 che non hanno rispettato l'obbligo di registrazione sulla piattaforma digitale dedicata sono stati segnalati dalla questura all'autorità competente.
Il presidente della commissione di vigilanza della regione Abruzzo, Pietro Smargiassi, del Movimento 5 Stelle, attacca la direzione generale della ASL 2 Chieti Lanciano Vasto. Al centro della contesa il caso della cucina dell'ospedale San Pio di Vasto, dove sono state riscontrate gravi problematiche igieniche. Smargiassi critica Shell per non essersi presentato davanti alla commissione che lo aveva convocato per chiedere spiegazioni in merito ai lavori da eseguire per ripristinare la funzionalità del servizio mensa del nosocomio vastese. Ascoltiamo proprio Smargiassi. Ci eravamo aspettati soprattutto che venisse in audizione il direttore generale Shell, ma come sempre, non è la prima volta, si limita a delegare. Probabilmente l'imbarazzo di venire a dare delle risposte a una continua serie di dichiarazioni che lui fa a mezzo stampa, quel coraggio gli manca. Continua a scappare da questa commissione, manda in avanti l'assessore e i responsabili amministrativi. Ricostruiamo la vicenda, parliamo di una cucina che ha visto finire sulla stampa nazionale immagini con i topi e con le blatte all'interno dei locali dove si somministrava cibo per i pazienti. Ovviamente a seguito della visita dei NAS questa cucina è stata chiusa, abbiamo assistito a un continuo rinviare dichiarazioni da parte del direttore generale, la cucina aprirà, stiamo consegnando i lavori sono stati consegnati all'impresa, investiremo 550.000 euro su quella cucina. In realtà ancora una volta oggi la parte amministrativa ci annuncia che gli unici lavori che sono stati fatti o che stanno per essere appaltati sono lavori di piccola entità, circa 30.000 euro. Di 4 ambienti destinati alla cucina solo uno verrà ristrutturato, gli altri li andremo a perdere, si passerà da una cucina a gas a una cucina a induzione, stiamo ancora aspettando il nulla osta da parte dei vigili del fuoco, ma la cosa ben più grave qual è? Si continuerà a utilizzare la cucina di Lanciano, a Vasto si farà soltanto ciò che deve essere fornito caldo e immediato, tutto il resto verrà cucinato a Lanciano. Ci chiediamo qual è il senso di investire 550.000 euro per una cucina se tutto verrà cucinato e somministrato da Lanciano. Il cibo, pur essendo di buona qualità, perché la materia prima è di buona qualità, l'abbiamo verificato, arriverà all'ospedale di Vasto dopo circa un'ora in condizioni pessime. Questo è il quadro della situazione nell'ASL 02. L'unica nota dolente, quella che dà più fastidio, è che ancora una volta la documentazione ci è stata fornita solo questa mattina. Guarda caso, solo con l'ASL 02 continuiamo a avere difficoltà nel reperire materiali e informazioni che non ci vengono fornite a richiesta d'accesso agli atti. La Camera dei Deputati ha approvato oggi un ordine del giorno che impegna il Governo a destinare 40 milioni di euro derivanti dai risparmi di spesa di Montecitorio alla ricostruzione del sisma del centro Italia del 2016. Sono ormai 4 anni che le economie realizzate dalla Camera vengono destinate alle zone terremotate. Con i 40 milioni finalizzati oggi, le somme devolute alla ricostruzione ammontano a 352 milioni di euro. Ringrazio il Presidente della Camera Roberto Fico, detto il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, e tutte le forze politiche che hanno condiviso questa scelta. È un segno di attenzione e di vicinanza importante da parte del Parlamento alle popolazioni del centro Italia, ancor di più dopo la pandemia che ha generato nel cratere già fiaccato dal sisma una doppia emergenza. L'ordine del giorno, che reca la firma di Simone Baldelli di Forza Italia, è stato sottoscritto dagli esponenti di tutti i gruppi parlamentari ed accolto dal Governo nell'ambito della discussione del decreto rilancio. All'ordine del giorno approvato oggi, conclude il commissario Legnini, mi auguro si dia seguito con un provvedimento legislativo alla prima occasione utile. Cambiamo argomento adesso, si chiama Trabocchi Line, la nuova idea di viaggio leisure di Trenitalia Abruzzo e Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali, che permette di raggiungere le incantate spiagge della costa dei Trabocchi in maniera rapida, economica e green. Una giornata importante quella di oggi, si conferma l'interesse di Trenitalia per la nostra regione. Una giornata importantissima perché è una iniziativa che si va ad aggiungere a quelle già partite nel mese di giugno, sempre in collaborazione con Trenitalia, che prevedevano delle offerte per i viaggiatori. Questa poi ha un profilo doppio, in quanto oltre a permettere di visitare parecchie località turistiche del nostro Abruzzo, consente di mettere in rete un tratto di costa che va dalla comune di Pescara fino alla comune di Termoli,
attraverso una pista ciclopedonale di una bellezza unica, direi una tra le migliori d'Italia, le più belle d'Italia. Questo permetterà appunto ai turisti che vorranno visitarci di poter godere di queste bellezze e anche di poter godere del nostro mare cristallino in quel tratto di costa e delle nostre qualità enogastronomiche. Una regione che è identificata come la regione verde d'Europa, è chiaro che va bene soprattutto perché insomma, quel tratto di pista, quel percorso sarà frequentato, è frequentato da tanti visitatori e abbiamo il problema dei parcheggi, quindi dobbiamo cercare di far arrivare i fruitori con i treni, con gli autobus, e anche su quello stiamo lavorando e chiaramente iniziamo, questo per noi è un esperimento, la pista non è ancora aperta, si dovrà inaugurare, sarà il prossimo anno, forse a metà luglio, fine luglio inaugureremo qualche piccolo tratto e questo ci permette di capire quello che serve effettivamente, quello che possiamo fare, quello che dobbiamo migliorare, quindi iniziamo un percorso a 360 gradi, ringraziamo peraltro FS perché tra l'altro ci sta facendo una promozione che integra quella che noi già stiamo facendo a livello mediatico, quindi credo che su questo oggi per noi insomma, questa collaborazione che è nata è un segnale forte e importante. La Edison non si è presentata ancora una volta davanti alla commissione d'inchiesta sul sito inquinato di Bussi sul Tirino. Anzi, l'azienda ha annunciato il ricorso anche per quanto riguarda la richiesta del Ministero di formulare un nuovo progetto di bonifica. Edison non partecipa alla commissione d'inchiesta su Bussi. L'azienda ha così dato nuovamente buca alla regione, rifiutando ogni interlocuzione con la parte politica. Ancora oggi invece Edison ci dice che non partecipa a questa commissione d'inchiesta, accampando alcune scuse in merito alle modalità con cui si svolge questa audizione, cosa che invece Edison conosce perfettamente, ma noi non demorderemo, con testardaggine andremo avanti perché riteniamo che gli abruzzesi abbiano bisogno e diritto di risposte sia sul passato sia sul futuro, cioè su quello che Edison intende fare ancora nei siti che non sono stati bonificati. A quanto pare Edison intende parlare solo coi giudici, la società per azioni infatti ha annunciato il ricorso in Cassazione contro la sentenza, già confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato, che attribuisce all'azienda la responsabilità dell'inquinamento. E non solo, il ricorso è su tutta la linea. Dopo che il Ministero dell'Ambiente ha annullato la gara d'appalto già aggiudicata, che prevedeva la rimozione totale dei rifiuti, Edison ha impugnato davanti al TAR di Pescara la lettera tramite cui il Ministero chiedeva all'azienda di presentare un nuovo progetto di bonifica. Edison così guadagna tempo. Da un lato nessuna bonifica in quanto la gara è stata annullata a giochi fatti, dall'altro Edison fa ricorso sulle responsabilità e si rifiuta anche di presentare un nuovo progetto. Si perderanno così tanti altri anni di tribunale in tribunale mentre tonnellate di sostanze tossiche sono ancora seppellite nel cuore della regione. L'alternativa sarebbe stata procedere alla bonifica così come previsto fino a qualche mese fa per poi farsi risarcire dal colosso dell'energia. Rimane quindi da capire perché il Ministero abbia regalato così tanto tempo ad Edison, che nel frattempo paga solo gli avvocati, a differenza di quanto promesso in pompa magna dal ministro Costa, che un anno e mezzo fa aveva definito corbellerie l'annullamento del bando. Forse la risposta al quesito arriverà il 20 luglio, quando il ministero si recherà davanti alla commissione d'inchiesta tramite la struttura del servizio bonifica. Intanto nella seduta di ieri, quella in cui Edison non si è presentata, sono stati ascoltati i comuni. I Popoli, per esempio, che ha una richiesta di riperimetrazione del SIN e Castiglione a Casauri invece che era il luogo dove sorgevano i pozzi da cui si attingeva appunto l'acqua, i pozzi Sant'Angelo che comportavano diciamo, un canone che veniva riversato al comune di Castiglione a Casauri di 20.000 euro l'anno e poi tanti aspetti che hanno riguardato il processo sia nella parte penale sia la possibilità di costituirsi ancora in sede civile davanti al Tribunale dell'Aquila all'esito dell'ordinanza che scioglierà i dubbi e le eccezioni che sono state sollevate da Edison. Parliamo del processo civile e che potrà riguardare appunto gli 11 comuni che si sono costituiti parte civile. Il mandato da sindaco di Chieti di Umberto Di Primio sta per terminare. Ai nostri microfoni il primo cittadino uscente ha confidato le intenzioni per il futuro che potrebbero portarlo lontano proprio da Chieti, ma ha anche commentato la campagna elettorale del capoluogo teatino.
Di Primio vede Roma. L'era del sindaco di Chieti si appresta a concludersi e il primo cittadino uscente non ha alcuna intenzione di abbandonare la carriera politica. Dopo aver perso il treno che avrebbe potuto portarlo in regione, Di Primio adesso punta al Parlamento. È giusto che si lasci spazio agli altri. Dopo 10 anni da sindaco e quasi 30 anni da amministratore locale, io credo che sia arrivato il momento di chiudere la porta del comune per quello che mi riguarda come presenza in prima linea. Ovviamente sarò a disposizione di tutti con una mera collaborazione dall'esterno gratuita, ovviamente, ma non ho più, credo, il mio spazio all'interno del comune. Adesso ci saranno le politiche, forse quando questo governo deciderà a far decidere gli italiani sul destino che vuole avere, non quattro amici al bar, e poi vedremo. Ma insomma, per ora la mia principale occupazione sarà quella di concludere questo mandato già prorogato, aiutare chi verrà ad amministrare questa città, e poi penseremo anche al resto. Di Primio ha anche commentato la campagna elettorale. Le elezioni amministrative di settembre vedranno il centrodestra non unito a seguito della ribellione contro la Lega da parte dell'assessore regionale Mauro Febbo e del gruppo teatino di Forza Italia. Degli stolti, secondo il sindaco uscente. Il centrodestra è talmente forte che si può permettere anche degli stolti che vanno da qualche altra parte. E così vince le elezioni. È successo con me quando 5 anni fa le stesse persone che oggi fanno confusione dicevano che io non ero vincente, credo di aver vinto le elezioni anche senza un loro straordinario apporto. Oggi avremo ancora questo problema, ma alla fine i cittadini si rendono conto che chi lavora con un progetto comune per l'unità, per il centrodestra, ha ovviamente una chance. Chi lavora per sé in genere sta soltanto coltivando degli interessi personali. Chiunque siederà sulla poltrona di sindaco troverà strada spianata e bilancio in ordine, garantisce Di Primio. Siamo riusciti a tenere il bilancio in sicurezza, adesso vanno fatte scelte. Chi verrà dopo di noi avrà la possibilità di non dover avere il peso della gestione dei debiti, ma avere la possibilità di gestire intanto investimenti per i quali già esistono finanziamenti, cantieri già avviati, e poi un bilancio che si è avviato verso un consolidamento che richiede ancora tanta attenzione, ma che non ha più quegli alert che abbiamo trovato noi qualche tempo fa. Elezioni comunali a Chieti, elezioni comunali anche ad Avezzano. E allora Giovanni Di Pangrazio vuole tornare a sedersi sulla poltrona di primo cittadino del centro marsicano. Docente universitario, vuole portare nel comune anche la facoltà di agroalimentare. Il disastro causato dal Covid è stata una delle molle che mi ha spinto a scendere in campo, ma soprattutto ad occuparmi e rioccuparmi, come non ho mai smesso, della nostra città, della nostra Avezzano. Io praticamente, pensando nei giorni, in questi mesi, ho pensato veramente alla frase con la quale ho iniziato la lettera: dove eravamo rimasti? Perché ci hanno voluto bloccare tutti i programmi che avevamo avviato? E proprio da queste parole, da questi programmi che voglio ripartire, al fianco naturalmente dei cittadini di Avezzano, a fianco di tutti, di tutta la società civile, ma anche a fianco dei partiti. E soprattutto nei partiti guardo la crescita dei giovani. I giovani devono essere i protagonisti veri. E infatti il suo progetto, che è un po' anche il suo sogno, è quello di vedere in Avezzano un faro per la Marsica. Quindi Avezzano città capofila e il sistema Marsica che va avanti insieme, quindi una squadra unica e unita. Oggi com'è la situazione? Beh, oggi è disunita, si vede che naturalmente ci sono dei valorosi sindaci che cercano di rappresentare un po' tutto il territorio nella difesa degli ospedali di Pescina e di Tagliacozzo. Per l'ambiente e per altre questioni si occupa il sindaco di Aielli, e così vari sindaci di Colle Longo, della Valle Longa, di Villa Valle Longa, di Trasacco, che hanno un interesse a valorizzare determinati territori e soprattutto l'agricoltura nel nostro territorio. Chiaramente hanno necessità di una leadership, ci vuole la leadership rappresentata da Avezzano. Per concludere, Giovanni Di Pangrazio, che è anche un docente universitario, lo ricordiamo, dove era rimasto e soprattutto dove vuole arrivare a questo punto?
Ma riprendere sicuramente i progetti, uno dei progetti che ho nel cuore è quello di fare un campus universitario nel Parco Arza e nel Palazzo Ex Arza, dove chiaramente portiamo e porteremo non solo giurisprudenza, ma porteremo anche la facoltà di agroalimentare. Perché la facoltà di agroalimentare, con la quale già avevamo fatto un accordo col rettore? Perché noi abbiamo un territorio molto dedito all'agricoltura, noi siamo stati grandi come marsicani perché abbiamo avuto l'agricoltura che ci ha retto e ci ha sorretto nel passato. Nonostante le difficoltà rappresentate dal contenimento della pandemia Covid, l'amministrazione comunale di San Salvo ha varato il cartellone della manifestazione, delle manifestazioni per l'estate. Vediamo il dettaglio degli eventi nel servizio. Abbiamo guardato al bilancio, che quest'anno è chiaramente particolarmente precario, perché non sappiamo, abbiamo dei mancati introiti anche importanti da quelle che sono le tasse comunali, e avendo rispetto assoluto dei soldi dei cittadini abbiamo cercato di ottimizzare la spesa anche su questo tipo di eventi. Ciononostante, gli assessori sono stati in grado di organizzare un manifesto estivo degno della nostra estate sansalvese, per cui il nostro vuole essere questa conferenza stampa è soprattutto un'occasione per augurare buona estate ai sansalvesi, è un benvenuto a coloro che decideranno anche quest'anno, forse per la prima volta quest'anno, di trascorrere il loro periodo di ferie nella nostra città. Un calendario di 18 eventi, tutti dedicati al centro storico di San Salvo, all'interno del quale avremo eventi musicali, eventi letterari, eventi per bambini, e una novità quest'anno è l'introduzione della rassegna di cinema all'aperto. Abbiamo pensato anche ai bambini. Gli eventi per loro saranno nell'anfiteatro della Villa Comunale Piazzetta Donatori di Sangue, due appuntamenti dedicati a loro in collaborazione con l'Avis di San Salvo. E qui in Piazza San Vitale ci saranno le tre serate dedicate al premio letterario Raffaele Artese Città di San Salvo, all'interno del quale ci sarà anche la presentazione del libro di Nicola Mastronardi e di Vittorio Sabelli, Sanniti e la tavola Osca, e sarà l'augurio per la serata finale del premio. Avremo la presentazione del libro del professore Giovanni Artese, la continuazione, l'aggiornamento del suo libro La storia di San Salvo, una serata di musica dedicata alla nostra artista Lara Molino, e avremo un omaggio a Ennio Morricone con un'orchestra di gran livello culturale, e avremo una serata di grande cultura, l'Ulisse di Giacomo Moscato, nella serata dell'8 di agosto. Concluderemo in bellezza il nostro calendario eventi come al solito con l'omaggio dedicato alla musica lirica. Adesso passiamo allo sport, al calcio di Serie B, presentazione ufficiale questa mattina per il neo allenatore del Pescara Andrea Sottile, questo pomeriggio seduta di rifinitura in vista della partita di domani contro il Perugia. Il neotecnico ha parlato delle prime impressioni avute con la squadra, gli ultimi risultati hanno intaccato il morale dei giocatori, ma ora, ha detto Sottile, dovranno dare tutto per centrare i punti salvezza. Lo ascoltiamo. La prima cosa che mi sento di dire è ringraziare il presidente Sebastiani, Giorgio Repet, Bocchetti per aver scelto il mio profilo per condurre queste sei partite. Quindi io ho accettato chiaramente con grande determinazione e sono molto orgoglioso di sedermi sulla panchina del Pescara. Detto questo, non ci penso al futuro, per me quello che conta e queste sei partite, farle bene, cercare di farmi conoscere, ma soprattutto ai miei giocatori, alla squadra, cosa che ho cercato di fare velocemente in questi giorni, e nella mia testa c'è solamente di centrare l'obiettivo e finire bene questa stagione. I contenuti del calcio mi sono quelli, ci deve essere agonismo, ci deve essere fame, ci deve essere determinazione. Questo secondo me davanti a tutto, davanti a ogni schema, da ogni giocata, è tutto
poi la squadra, le squadre chiaramente devono essere sempre organizzate, ci mancherebbe altro nelle due fasi, nelle transizioni, ma io credo molto nella determinazione e nell'agonismo. Io sono arrivato qui, ho fatto le mie valutazioni, come dicevo prima, ho visto più che altro un atteggiamento mentale, caratteriale, motivazionale da riaccendere. Quindi queste sono state le prime indicazioni e soprattutto questo secondo me viene fatto se da parte dei giocatori c'è una predisposizione mentale di venire al campo con una certa predisposizione. Quindi questo sicuramente l'ho trovato, diciamo, un po' scarico. Poi per il resto, ripeto, una squadra un po' spenta, ecco, diciamo, un po' spenta, magari anche i risultati sicuramente poi quando non vengono è normale che non ti aiutino, perché io conosco, sono una medicina nel calcio, le vittorie che ti fanno sorridere e ti danno poi quell'umore, quell'autostima per continuare poi a migliorare. Io sono convinto che determinati giocatori che io conosco e ho visto negli anni giocare in determinate posizioni, rimessi nelle posizioni, secondo me, ripeto, secondo quello che è la mia visione di calcio, possano nell'immediato darci una mano subito, nell'immediato, fare molto meglio, essere, diciamo, più efficaci. Dall'altra parte il tecnico del Perugia, Serse Cosmi, peraltro ex della partita, recupera Vicario Falasco e dichiara, e nell'ottica della doppia trasferta Pescara-Cosenza, porta con sé anche Ghiomber ed Angella, i quali difficilmente saranno a disposizione domani sera. Squalificati Falserano e Sgarbi, indisponibile Falcinelli. Ascoltiamo il tecnico dei perugini. Ma lo spirito è chiaro che è stata una sconfitta che ci ha fatto male, insomma, almeno mi auguro che ci abbia fatto male, insomma, voglio dire, perché quando prendi questo tipo di sconfitte e se le senti dentro la tua pelle è inevitabile che reagisci, insomma, o almeno devi fare tutto in modo che ci sia una reazione. Ma ricordo, sì, no, beh, con Andrea ho avuto un ottimo rapporto anche durante quell'annata, poi abbiamo avuto sporadicamente in vacanza occasione di rivederci, quindi conservo il ricordo di un professionista, di un ottimo giocatore. Poi ho seguito attraverso lui un pochino anche il figlio, che mi ricordo bambino veniva con lui al campo d'allenamento, poi è diventato un ottimo giocatore, quindi credo che abbia fatto una gavetta, a mio giudizio anche esagerata, perché è stato tanti, forse troppi anni in Serie C, aveva fatto anche degli ottimi risultati, quindi per lui ovviamente Pescara rappresenta un'occasione fondamentale e siccome è un ragazzo intelligente credo che da lunedì comincerà a cogliere l'occasione. Ha fatto non bene, benissimo il presidente a non dare alibi alla squadra, perché noi siamo veramente responsabili. Ho parlato con i giocatori e spero che l'abbiano in maniera definitiva capito che siamo proprio responsabili anche di questi non risultati dovuti a dei comportamenti. Però adesso non passiamo neanche per quelli che facciamo solo noi, gli errori l'hanno fatti anche gli arbitri e anche gravi nelle ultime partite. Nella mia gestione ho ricevuto solo due rigori in una partita, poi l'ho subiti solo contro. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo questa sera a partire dalle 21 l'appuntamento, il nostro appuntamento consueto con Velo, la rubrica di TV6 dedicata interamente al mondo del ciclismo. L'informazione del TG6 torna alle 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.